Dopo 3 ore di questa lunghissima via Crucis, eccoci giungere alla casa Pino Silvestre in Temù. Ore 8 e 11, partenza fissata da Leno 25024 BS al timone Stefano Frosio, postazione di regia e DJ King of the Mountain Nicola Berardi. Accompagnare, dopo faremo il cambio in postazione, Luca Zicchetti, velocità di crociera 90 km orari, temperatura a bordo 23. praticamente Marocco in primavera. Il capitano ha appena firmato il diario di bordo che prevederà la prima sosta all'altezza dell'autogrill pseudo tale Piola, dove effettueremo un pit stop per rinfocillarci con caffè, cappuccino e brioche e una sosta tecnica. Ripartiremo poi alla volta di Formis, secondo pit stop, per acquistare le pizzette, le focacce della valle, molto buone. Infine a Edolo il terzo checkpoint, saluto con inchino innanzi alla boutique del Cavalier Marchioni, capatina allo spaccio della Cisva per rifucilarci di vivande e poi la carovana, la diligenza ripartirà per Temù, in italiano Temune, per ricongiungerci al gruppo di ragazzi. Enjoy! Primo intoppo per i nostri eroi, il nostro capitano non molla, sta guidando la diligenza in maniera sapiente, ma all'altezza di Iseo, Sulzano, comunque sul lago. La nostra diligenza ha trovato una Harneghero più FNC Cantù, questo ha fatto subire un ritardo non da poco, quindi il nostro programma verrà leggermente rivisto. Eccoci, dopo la fermata allo spaccio Piola, è stata rigenerante, oserei dire, era necessaria per riprendere il nostro cammino. Pilota si è rifocillato, copilota, pilota in seconda, è ancora a guardia della postazione retrograda. In E noi apertura. ripartiamo, e noi ripartiamo. Ecco, l'auto si accende. Il Mette la tempo, cintura. come potete vedere, è leggermente migliorato, anche se il tiro è anche il cielo è ancora un po' coperto. Mettiamo ora la cintura perché la sicurezza è importantissima. Non vogliamo mettere a repentaglio la vita di nessuno. E ripartiamo. Eccoci arrivati a destinazione. No, no, non siamo riusciti ad arrivare a destinazione perché il nostro pilota è stato colto da un attacco di nostalgia canaglia, il cuore ha preso sopravvento sulla ragione, le emozioni erano troppe, non so se ce la facciamo, troppi ricordi. E al bivio di Edolo, al posto che andare a destra, ha preso sinistra per Cortenedolo, Un pezzo del mio cuore è ancora qua. Esatto. tra la polvere, tra l'altro. Ripartiamo ora, dopo questo momento nostalgia, salutiamo la chiesa di Cortenedolo, ridente comunità, ridente cittadina della Val Camonica, e ripartiamo alla volta di Temone. Questo viaggio ormai non è più un viaggio, bensì una via crucis, tappa anche località Bettolino, da non confondere con quella della Bennett, ma quello di Berzodemo, località Bettolino, da Formis. Abbiamo preso altri cibi, altri vettovagliamenti per il gruppo che è in quota, in alpeggio. Vediamo di riuscire a completare questo viaggio della speranza. Dopo 3 ore di questa lunghissima via Crucis, eccoci giungere alla casa Pino Silvestre in Temù. Vediamo sulla destra due nostri compaesani, i coniugi Braga. Il pilota sembra soddisfatto, nonostante le difficoltà, le avversità incontrate in questo cammino, i 40 all'ora che ci hanno accompagnato da Edolo praticamente fino all'imbocco della nostra salita. Buon aggiornamento, prossimo aggiornamento, un saluto.